Allora, buonasera, grazie dell'opportunità. Da 2 anni e mezzo io non partecipavo a un appuntamento politico e questo forse già significa qualcosa. Una delle ragioni per cui sono qua è quella di portare una testimonianza più che fare un intervento, perché siccome io ho avuto il privilegio per 2 anni e qualche mese di lavorare nello staff del Presidente del Consiglio, per me il Presidente del Consiglio è solo Romano Prodi ovviamente, il fatto di venire a tornare a parlare di politica è importante, il fatto di aver ascoltato parole aperte, parole orizzontali come quelle che Dario Franceschini ha detto questo pomeriggio, parole come merito, parole come regole e parole come mobilità, in un mondo ormai tutto verticale e imperniato su una competizione falsata, penso che sia elemento importante per portare anche testimonianze da chi politica non la fa. Io, avendo finito quell'esperienza di governo, sono tornato a fare il mio mestiere, sono tornato a fare il manager editoriale come prima facevo il giornalista, quindi non mi occupo di politica, ma sono appassionato di politica e quindi è bello avere l'opportunità di venirne a respirare, e mi veniva come un gioco di parole, per me più che area dem questa era aria dem, perché c'era veramente un respiro nuovo in quello che ascoltavo. Le parole di Franceschini, ma anche quelle poi di Luca, di Graziano, sono state utili per me, che di comunicazione vivo, per fare una riflessione che vi propongo, che è quella appunto della comunicazione. Non a caso Franceschini ha parlato del possesso del sistema della comunicazione, non dell'informazione, perché l'informazione è soltanto una parte del sistema, poi ci sono gli strumenti, le reti, le bande, e non bisogna pensare che sia soltanto il controllo del minutaggio di un telegiornale il controllo dell'informazione, fosse così facile. Il problema è appunto legato alla necessità di trovare un linguaggio, di trovare le parole giuste per parlare alla gente, per tornare a fare in modo che, come diceva Luca, la politica sia servizio, perché vuol dire che sia qualcosa che si sente dentro. È molto bello sentire che si cercano slogan nuovi, si cerca di parlare all'esterno, si cerca di fare quelle che sono cosiddette logiche di propaganda. Io però, anche per ragioni di lavoro, perché insegno questo in università, vi spingo a riflettere sull'esigenza di trovare un linguaggio interno a un partito, un linguaggio che parli dentro a un partito, un linguaggio che oggi al PD manca. E questo purtroppo è un problema serio, perché codificare alcuni messaggi molto chiari che accorcino le distanze tra il centro e la periferia del partito significa rendere di nuovo la centralità del partito. Noi non abbiamo bisogno di imparare dalla Lega il radicamento sul territorio, la Lega non riesce nemmeno a insegnarci delle parolacce divertenti. Il problema è un altro, il problema è quello di trovare il modo di parlarci, non con questo per, come sentivo nell'ultimo intervento, venir meno al pluralismo o alla vocalità di un partito, ma proprio per trovare un nuovo modo di fare comunicazione. E fare comunicazione significa innanzitutto usare le reti. Non pensate che la rete sia solo internet, la rete è anche mettere all'interno di un sistema ben delineato e organizzato anche semplicemente un numero verde, perché ormai si parla soltanto con internet e con le email, invece il contatto diretto, il contatto con la voce di qualcuno può essere importante. Significa capire chi ti scrive, vuol dire non avere i profili su Facebook aggiornati dal proprio addetto stampa o postando le cose immaginando che poi quelle siano verità assolute o dei dogmi. Quella non è fare comunicazione, quella è essere, allontanarsi ulteriormente dalla politica. Io penso che proprio mentre eravamo qua per dire come la politica debba essere concreta, a Firenze Vendola concludeva il suo intervento con un inno alla bellezza, che è una cosa molto bella, ma non significa niente. Un inno alla bellezza. Alla bellezza. Sì, una cosa che non è che riguardasse me ovviamente, ma riguardava qualcosa di molto immaginifico.
qualcosa che è una rappresentazione, e noi dobbiamo dimenticarci che la rappresentazione sia la realtà. La realtà è un'altra cosa. La realtà, ad esempio, è memoria, e qui chiaramente mi tolgo una spina al cuore. Per me la memoria è anche quello che avevamo fatto in 2 anni di governo e che oggi si è dimenticato. E vedersi mangiare l'avanzo primario o veder dimenticato da Confindustria quello che era l'orrendo cuneo fiscale è una cosa che non ha senso. Non ha senso soprattutto quando al posto del ministro dell'economia abbiamo un ministro della filosofia economica, perché non ci racconta le cose come stanno. E questo è un problema. Per cui il ragionamento che vi lascio, e sono stato anche fin troppo lungo, è quello di continuare con l'area Dem e non solo con l'area Dem, anche per chi come me non fa parte del PD ma sente davvero di essere a casa. Grazie.